Buonasera a tutti, bentornati di nuovo a questo appuntamento settimanale di Live Pro. Questa settimana proseguiamo sulla scorta dell'argomento che interessa un po' tutti gli addetti ai lavori e non solo, legato al coronavirus e all'applicazione del cantiere e più in generale nei luoghi di lavoro. Tratteremo alcune domande, alcune molto tranciane, altre un po' più generali, ma di sicuro interesse per tutti i soggetti che fanno parte della filiera produttiva, siano essi lavoratori, professionisti e datori di lavoro. Abbiamo ospite questa settimana il dottor Bonamassa dell'ITL di Siena, è un funzionario ispettore del lavoro responsabile dei processi all'utenza. Abilitato anche alla professione di avvocato e anche docente esterno di diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'Istituto Tecnico Superiore delle Biotecnologie di Siena, Pisa e Firenze. Il dottor Bonamassa è anche autore di una collana che ha preso il via questa settimana con la prima parte per quanto riguarda le responsabilità in cantiere per la giurisprudenza e questa prima parte che parla appunto del cantiere edile e delle figure di garanzia. Quindi, ci accompagnerà nel corso dei prossimi mesi con una serie di uscite. Questo è un argomento molto interessante, legato soprattutto a cercare di comprendere in che modo la giurisprudenza, diciamo, si approccia all'ambito cantiere e viceversa, come e quali sono i perimetri di interesse per quanto riguarda le responsabilità delle diverse figure coinvolte, che saranno affrontate via via nel corso delle uscite. Quindi, diamo il benvenuto al dottor Bonamassa che è collegato con noi. Dottore, ci sente? Sì, benissimo, buonasera geometra, buonasera a tutti gli utenti collegati. Allora, io credo che, come è successo per la settimana scorsa, possiamo andare direttamente alla prima domanda, che poi è forse una di quelle più complicate, per non dire quella più complicata. Chiaramente, vorrei sottolineare anche che il dottor Bonamassa è qui come ospite e a titolo personale, seppur chiaramente funzionario appunto dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quindi noi sottolineiamo sempre anche nelle risposte che ci vengono richieste alla mail redazione chiocciolantierpro.com, chiaramente si tratta di opinioni che non sono legate, diciamo, all'ente di appartenenza del dottore e quindi come tali vanno prese e quindi a titolo di professionale, personale e di esperienza appunto che il dottore ha. Questo mi preme sottolinearlo perché troppo spesso c'è la brutta abitudine di prendere contenuti, siano essi da parti di video piuttosto che da pubblicazioni o altro sul web e dire appunto me l'ha detto Tizio, l'ho trovato scritto in quel punto. Quindi, queste dirette servono a mettere piano in cascina per quanto riguarda tutti gli addetti ai lavori, a cercare di dare dei punti di vista differenti, però al tempo stesso, ecco, non sono oro colato e quindi è bene che tutti utilizzino, diciamo, questo know-how per poi farlo proprio e farne i ragionamenti dovuti. Ecco, non mi dilungo oltre. Sottopongo al dottor Bonamassa la prima domanda che è inviata da un coordinatore per la sicurezza, che chiede in modo molto diretto, in caso di Covid in cantiere, si configura questo come infortunio sul lavoro? Quali sono le responsabilità penali per il coordinatore per la sicurezza? Si parte subito col botto, geometra. Proprio in relazione alla domanda che insomma, mi ha appena fatto, e ha fatto bene a sottolineare la circostanza che il mio intervento è esclusivamente a titolo personale, sebbene insieme ai colleghi siamo impegnati su questo fronte, anche perché, ripeto, diciamo, non intervengo a titolo di ispettore del lavoro, ma come cultore della tematica. Farò in modo un pochino di rendermi utile e al fine di diciamo dare un contributo fattivo per la problematica che si è posta. La domanda è particolarissima, è molto sentita, anche in queste ultime ore credo tutti noi stiamo seguendo un po' le vicende sui giornali e nelle televisioni. Su ciò che si può o si deve considerare infortunio sul lavoro. La domanda credo possa
possa essere strutturata in due micro domande. In caso di contagio Covid c'è infortunio in cantiere e se sì, quali possono essere, credo, le responsabilità riferibili o attribuibili al coordinatore? Ora, la tematica sull'infortunio da Covid ha visto protagonista l'INAIL in prima battuta e per quanto concerne la normativa emergenziale, in particolare il decreto legge 200 del 2020 ha espressamente incluso questa fattispecie di contagio tra le ipotesi di appunto infortunio nei luoghi di lavoro. Tuttavia l'INAIL, nel fare questo il governo si è come dire, appoggiato chiaramente a quello che era lo studio approfondito fatto da parte dell'ente di assicurazione, l'ente assicurativo. Tuttavia l'INAIL, se per un verso, come nel settore medico-sanitario, ha utilizzato un meccanismo di presunzione semplice dicendo che chi viene colpito da virus in questi ambiti si può presumere in maniera relativa che appunto l'abbia contratto in occasione di lavoro, in altri settori così non è. E questo riguarda anche il cantiere. Quindi al di là di quello che si è detto in queste ore, in queste settimane, giustamente sono comprensibili le preoccupazioni da parte dei datori di lavoro, perché evidentemente dietro l'angolo, se si riconosce in un automatismo nell'ammettere il contagio virus, il contagio Covid come un'ipotesi di infortunio sul lavoro, automaticamente può scattare una responsabilità anche di natura penale in base alle previsioni del codice penale nei confronti dei datori di lavoro. Tuttavia, da un punto di vista squisitamente giuridico occorre fare delle precisazioni. Intanto ci sono tutta una serie di elementi da considerare, tali per cui non è detto che alla fine, in un contesto che non sia medico e sanitario, si possa parlare di infortunio sul lavoro qualora un lavoratore risulti positivo a questo agente patogeno. Evidentemente per poter arrivare a fare questo occorrerà sicuramente un'inchiesta da parte dell'INAIL e nel caso in cui poi ci fossero delle situazioni abbastanza gravi a livello di stato patologico dell'individuo contagiato, se diciamo la procura lo riterrà opportuno, potrà coinvolgere ovviamente gli ispettori tecnici delle ASL e nell'edilizia anche, se del caso, noi ispettori dell'INL, per verificare se effettivamente ci sia stata responsabilità. Quindi un primo chiarimento da fare, secondo me, occorre necessariamente capire che non è un automatismo nei settori in cui non è previsto una presunzione semplice come nel settore medico, quindi mi viene in mente l'esempio di una di un infermiere, di una persona, di un medico, di un OS, dove appunto esiste, diciamo, questa presunzione semplice, negli altri ambiti no. Quindi per rispondere alla seconda parte della domanda, supponiamo che si arrivi a rilevare che ci sia effettivamente un infortunio in cantiere, quindi diamolo per assodato. Questo per rispondere all'altra parte della domanda, che è quella più precisamente legata alla responsabilità del coordinatore. Si è molto dibattuto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, su quale debba essere il ruolo del coordinatore, anche alla luce del fatto che, se per un verso esistono delle norme precise nel testo unico della sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008, che riguardano anche questo soggetto professionista dotato per ormai consolidata giurisprudenza di una specifica posizione di garanzia, dall'altro verso quelli che sono stati gli atti adottati in sede di regime emergenziale, mi riferisco al decreto legge che poc'anzi avevo nominato e al famoso protocollo siglato diciamo tra le parti sociali con la partecipazione del Ministero del MIT, quindi delle infrastrutture e dei trasporti, si è posto un enorme dubbio sulla validità di queste norme per così dire regolamentari di natura sindacale, di natura diciamo afferente alle relazioni sindacali. Io parto dal presupposto, sarà anche forse un pochino di deformazione professionale, credo che per poter
prevenire problematiche in punto di responsabilità penale, ciascuno degli attori protagonisti all'interno di un cantiere per quanto riguarda la sicurezza deve fare il suo, lo deve fare il meglio possibile, e questo affinché sia possibile ridurre quella che è la sfera di rischio di responsabilità penale che ne deriva. Sappiamo, già la scorsa volta l'ingegner De Filippo ha trattato analiticamente in maniera minuziosa la disciplina di questo accordo, di questo protocollo della sicurezza. Sappiamo che il coordinatore deve necessariamente integrare, deve necessariamente aggiornare il PSC, deve fare tutta una serie di operazioni che, se fatte in una certa maniera e poi dopo aver redatto la parte documentale, si attiva in cantiere attraverso quella che è la funzione fondamentale di coordinamento e di controllo all'interno del cantiere, questo gli potrà permettere di potersela, passatemi il termine, giocarsela casomai a fronte di un infortunio ci sia una un'inchiesta penale, e quindi possa nel caso in cui dovesse essere coinvolto se la potrà giocare. So che il termine è poco ortodosso da un punto di vista giuridico, però l'importante è cercare di ridurre, come ho detto poc'anzi, quella sfera all'interno della quale si può andare ad annidare la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e il mancato rispetto delle norme sia di legge sia regolamentari. Quindi non bisogna fare allarmismo, ma occorre, a mio modo di vedere, stare attenti e analiticamente cercare di applicare quello che il protocollo e prima ancora il testo unico sulla sicurezza, quindi l'81 del 2008, prevede. Scusate, ma ero con il microfono disattivato. Allora, direi che siamo partiti nel piede giusto e passiamo subito alla seconda domanda, onde non perdere tempo e cercare di affrontare tutti i quesiti che sono stati inviati, o meglio, una parte dei quesiti che poi sono stati inviati. Allora, un direttore dei lavori ci chiede: direzione lavori in un cantiere dove è nominato un coordinatore per la sicurezza. Cosa devo fare se mi accorgo palesemente che il protocollo non viene rispettato e c'è assenza di visite del coordinatore per la sicurezza? Domanda molto particolare, è una di quelle più a volte che crea più conflittualità interpretativa tra gli addetti ai lavori. Ora, diciamo che bisogna partire dall'assunto che il testo unico prevede alcune specifiche posizioni di garanzia: committente, parlo del titolo 4 ovviamente, committente, coordinatore, gli obblighi del preposto, gli obblighi dell'impresa affidataria e via dicendo. Il soggetto come direttore dei lavori nel testo unico non viene menzionato. Ciò tuttavia non ha impedito alla giurisprudenza in passato di poter coinvolgere nell'ambito delle inchieste penali a fronte di infortuni anche gravi anche questo professionista. Il professionista si è sentito tirare un pochino per la giacca all'interno del procedimento penale, e come dimostrano alcune sentenze di condanna anche confermate in Cassazione, il direttore dei lavori è stato condannato, ma su presupposti ben precisi. Il direttore dei lavori fondamentalmente è un professionista che deve seguire i lavori in base alla progettualità data da appunto attuare all'interno del cantiere. È ovvio che nel momento in cui abbia un incarico formale o per fatti concludenti dovesse invadere, si dovesse interessare della questione sicurezza, è chiaro che in quel caso il discorso cambia, lui viene tirato alla pari di altre figure professionali nell'ambito di quello che può essere l'area di responsabilità penale. Laddove questo incarico non ce l'ha, la domanda geometra, se non ricordo male, è legata comunque, fa riferimento alla presenza, alla nomina di un coordinatore per la sicurezza, se non ho capito sì, male. Sì, sì, in questo caso si parla di cantiere con coordinatore. Cantiere con coordinatore, quindi in questo caso il soggetto deputato a
porsi degli interrogativi e poi ad agire rispetto a quelli che sono i rischi interferenziali è stato ben nominato. Io suggerirei, sempre nell'ottica di un atteggiamento prudenziale finalizzato sempre a ridurre quell'alea, passatemi il termine, quel rischio di incappare in qualche responsabilità penale, di farsi portavoce se qualcosa non va, quindi conseguentemente lasciare traccia di una comunicazione nel quale evidentemente il direttore dei lavori evidenzia che le cose non vanno, rivolgendosi al coordinatore e chiamarlo un pochino alla responsabilità, in modo tale che se un domani ci fossero delle problematiche infortunistiche anche gravi, il direttore dei lavori avrebbe la possibilità, una pezza d'appoggio da un punto di vista giuridico e processual penale, per poter dimostrare quantomeno, sebbene lui non avesse degli incarichi specifici e non si fosse ingerito delle tematiche della sicurezza, avrebbe comunque un appiglio da poter utilizzare per dimostrare che si sia, diciamo, attivato quantomeno su un piano squisitamente deontologico e professionale, che poi potrebbe essere strumentalmente conveniente a tutela sua, in sostanza. Benissimo, perfetto, direi sempre esaustivo. Allora, ci chiede un preposto: se oltre che informato, devo essere formato per poter svolgere questa mansione relativamente al protocollo di sicurezza proposto dal coordinatore della sicurezza o prodotto dal sistema aziendale interno di prevenzione e protezione? Ok, quindi il preposto si pone il problema se è il caso di dover essere formato per fronteggiare questa situazione complicata. Esatto. Allora, da questo punto di vista direi che i protocolli, che ripeto è un accordo che deriva dalla volontà delle parti sociali con la partecipazione del MIT, però da un punto di vista tecnico segnalo, ora questo che sto per dire non è univoco sotto il profilo interpretativo, se andiamo a leggere un pochino anche su internet, rilevo il fatto che questo protocollo dei cantieri finalizzato a combattere questo coronavirus è stato inserito come settimo allegato al DPCM del 26 aprile 2020, quindi è stato fatto entrare un po' dalla finestra all'interno di quel corpus della fonte regolamentare. Poi si discute anche se è stato corretto o meno fare questo, ma noi al momento questo non ci interessa, per cui direi che è un protocollo che, rispetto al quale occorre fare in modo che ci si atteggi in maniera diligente e prudente. Quindi io direi che il protocollo fa riferimento all'informazione. È anche vero che la formazione pretende nei confronti di un datore di lavoro, visto che il coronavirus, il Covid-19 non è un agente patogeno specifico generalmente delle imprese che operano all'interno di cantiere, contrariamente ad un'azienda farmaceutica, dove tra l'altro lì è anche deliberato, visto che si devono fare delle ricerche per i futuri vaccini. Dicevo, sicuramente l'informazione è doverosa. A mio modo di vedere occorrerebbe anche che il datore di lavoro si adoperasse affinché ci sia un vero addestramento sull'utilizzo di quei dispositivi che magari sono già conosciuti, mascherine, guanti, protettive e via dicendo, però anche attraverso l'addestramento è un momento di riflessione in più sotto forma di informazione, può permettere al preposto di svolgere il lavoro nei migliori dei modi. Preciso che anche noi che ci siamo attivati come ispettorato del lavoro per fare i controlli in cantiere abbiamo chiesto e ottenuto da parte della nostra amministrazione centrale che l'informazione è una parte di addestramento, sebbene a distanza, visto la situazione emergenziale che c'è stato, ci venisse garantito, e così è stato fatto. Siamo partiti per i controlli dei protocolli sia nelle aziende non edili che quelle edili. Perfetto, io rubo solo qualche secondo per ricordare che la prossima settimana avremo ospite in diretta il geometra Antonio Tiziani, RSVP del Comune di Siena, con cui tratteremo il protocollo anticontagio nelle pubbliche amministrazioni e l'esperienza che sta avendo l'amministrazione comunale di Siena in questo frangente. Cambierà il giorno, non sarà venerdì, ma sarà giovedì dalle ore 17 alle ore 18.
Dunque, proseguiamo con le domande. Ci scrive un medico del lavoro se all'interno del sistema di prevenzione e protezione dell'impresa devo innalzare il numero e quindi la frequenza di visite mediche in questa fase 2. Ma direi a mio parere sicuramente sì, sottolineerei l'importanza delle visite preassuntive, delle visite periodiche, visto la particolarità della situazione e soprattutto alla luce anche di quelli che sono i dettami contenuti nei vari protocolli, fare in modo, ma questo riguarda non solo il cantiere, l'ambito cantieristico, ma anche le altre aziende, fare in modo di attenzionare i cosiddetti soggetti più fragili, cioè quelli che sono caratterizzati da un punto di vista dello stato di salute, da situazioni al limite come gli immunodepressi o coloro i quali hanno problematiche che possono comportare un aumento del rischio di contrarre questo virus. Per cui sì, assolutamente, a mio modo di vedere, andrebbe implementato e aumentata l'attenzione a livello di guardia rispetto alla problematica della sorveglianza sanitaria. Perfetto, allora io ricordo a tutti quelli che si sono collegati e sono in questo momento o lo saranno nei prossimi minuti che la diretta, il video integrale della diretta sarà disponibile da domani mattina nel canale Cantiere Pro TV, in modo tale ecco, che possiate vedere la diretta integrale per chi non ha avuto occasione e vedere la risposta a tutte le domande. Allora, proseguiamo oltre con un direttore dei lavori che ci chiede, dalla lettura dell'ultima giurisprudenza mi pare di comprendere che il direttore dei lavori non abbia ricevuto un scusate, che il direttore dei lavori che non abbia ricevuto un incarico diretto per quanto riguarda anche la sicurezza del cantiere non sia da ritenersi responsabile in caso di infortunio. Questo non si scontra con il principio della culpa in vigilando legata al fatto appunto che in quanto direttore dei lavori è presente chiaramente in cantiere non poteva non vedere. Ecco, in parte credo sia già stato risposto un po' nel precedente quesito. Comunque le lascio la parola. Sì, no, in realtà questa è una domanda che si può tranquillamente ricollegare a quella precedente fatta. È chiaro che laddove non ci sono degli incarichi formali o dei fatti concludenti di invasione della sfera altrui per quanto concerne la sicurezza, lì è il famoso criterio dell'ingerenza, il direttore dei lavori non ha una piena, totale e evidente posizione di garanzia. Tuttavia, ripeto ancora una volta, un professionista del calibro di un direttore dei lavori, a mio modo di vedere, per tutelarsi in prospettiva, per evitare che vi sia il coinvolgimento di lui stesso, di lui all'interno del procedimento penale, secondo me, delle osservazioni le deve fare. È chiaro che sarà il caso, laddove, ora nella domanda precedente si parlava di un coordinatore per la sicurezza, a maggior ragione che laddove il coordinatore per la sicurezza non ci fosse, se c'è qualcosa che vedo io, professionista e direttore dei lavori, che non va bene, al fine di evitare problemi futuri, io farei in modo di fare le segnalazioni, in questo caso al soggetto più vicino, cioè al datore di lavoro come autonoma posizione di garanzia, il cui inadempimento di cui si sta discorrendo, di cui si tratta, è evidente. Quindi sicuramente rivolgerei formalmente delle osservazioni garbate, attente dal punto di vista tecnico, questo al fine di non essere coinvolto nell'ambito di questa responsabilità anche di colpa in vigilando, perché la giurisprudenza in tal senso anche di legittimità della Corte di Cassazione in alcune circostanze non è stata come dire propriamente non ha escluso la responsabilità del direttore dei cantieri, quindi io qualcosina nei confronti del datore di lavoro inadempiente lo segnalerei in sostanza. Sì, io mi permetto di aggiungere nel senso, ma dal mio punto di vista, che nasce e trae origini in cantiere, sia come direttore dei lavori sia come coordinatore per la sicurezza, ritengo molto umilmente che sia difficile potersi trincerare dietro a dei paletti messi anche dalla giurisprudenza oppure da altre cose. Io credo che comunque si debba operare mantenendo un principio di consapevolezza dei ruoli e di soprattutto mantenimento di determinati obiettivi. Tutti siamo interessati affinché, o si dovrebbe essere interessati affinché il cantiere
fare avanti correttamente, non far finta di non vedere perché ci si appella a una giurisprudenza piuttosto che altro, secondo me lascia il tempo che trova e comunque sia il problema potrebbe soltanto essere rimandato. Sappiamo tutti tanto che se un cantiere va abbastanza bene, il buongiorno si vede dal mattino e sicuramente trascinarsi delle problematiche palesi, anche se magari non sono inquadrabili nella propria responsabilità, ma far finta di niente, insomma, non porta che altri problemi. Quindi io credo che la giurisprudenza sia sicuramente importante perché ha chiarito tante cose negli ultimi anni di confini normativi o di interpretazioni normativi non sempre chiare. Non siamo ancora in grado di, diciamo, avere un'opinione comune su tutto, forse anche il brutto ma anche il bello di questo settore qui sotto certi aspetti, perché sono continue sfide, però ecco, chiaramente il direttore dei lavori è comunque interessato affinché il cantiere vada a buon fine. Quindi comunque, secondo me, ecco, prima di qualsiasi posizione giurisprudenziale o altro deve agire con un po' di sale in zucca, sarà scontato, perdonatemi, ma insomma credo che la priorità sia quella, ecco, per portare a casa la pagnotta e la conclusione in modo abbastanza ottimale del cantiere. Sono assolutamente d'accordo. È chiaro che diciamo il mio punto di vista come tecnico giurista della tematica si lega molto a quelli che sono i riferimenti giurisprudenziali, però badiamo bene, quando io parlo di fare in modo di agire correttamente quando c'è un'inchiesta infortunio, quando c'è un'inchiesta penale, la giurisprudenza non trae, o meglio la procura, poi i giudici che sottopongono a giudizio l'imputato, non traggono spunto solo e soltanto da quello che è il testo unico. Può essere un aggravante, uno strumento, le violazioni prevenzionistiche del testo unico. Loro fanno riferimento a quello che sono i principi desumibili dal codice penale quando si parla di lesioni colpose o peggio ancora di omicidio colposo. Quindi viene in considerazione tutta una serie di interpretazioni, di analisi logico-giuridiche partendo dall'articolo 43 del codice penale su condotte omissive o commissive. E quindi io riterrei, fossi un direttore di lavoro, io sono un ispettore del lavoro, il direttore del lavoro non l'ho mai fatto, però visto che ho anche una specifica come direttore dei lavori, professionalità tecnica, di fare le giuste osservazioni al giusto momento, questo al fine di preservarsi. Ragiono ora da avvocato, se io dovessi dare un consiglio da avvocato suggerirei questo. Questo al fine poi di ridurre, come dicevo all'inizio, il più possibile questo margine di rischio di responsabilità che possa derivare. Sul piano etico professionale, quello che Geometra lei ha detto è chiaro il punto di partenza di tutto, in sostanza, a mio modo di vedere. Sì, perfetto. Allora, aprirei una brevissima parentesi. Intanto, ripeto, ricordo che la registrazione integrale di questa diretta sarà sul canale YouTube, anche sui canali Facebook, ma comunque sul canale YouTube da domani mattina, in modo tale che, ecco, chi vuole può guardarsi tutta l'intera ora di diretta e relativi quesiti. Io ruberei un minuto per chiedere se ci può parlare un attimino, ecco, di questa serie di uscite che avranno come oggetto la responsabilità in cantiere per la giurisprudenza, partendo dalla parte 1 che è uscita questa settimana, quindi il cartiere edile e le figure di garanzia. Sono abbastanza curioso di capire, intanto poi magari ne parliamo anche alla fine della diretta, intanto quali saranno gli altri argomenti oltre a appunto quello del cartiere edile e delle figure di garanzia, che argomento con cui è iniziato questa serie di uscite. Sì, senz'altro. Allora, diciamo che la finalità di questa collana è proprio quella di ragionare in maniera prognostica, cioè un addetto ai lavori, a mio modo di vedere, non deve solo porsi il problema di come gestire il testo unico della sicurezza e soprattutto solamente rimanere indenne da quello che è il controllo ispettivo, la prescrizione penale ai sensi del 758 e via dicendo, evitare la famosa contravvenzione in cantiere. Lo strumento che si è pensato vuole essere di ausilio in maniera prospettica, perché quando si ha consapevolezza di ciò che evidentemente può succedere
in presenza di determinate situazioni, secondo me si può operare meglio e si può operare con più coscienza. Ecco perché, ora, per l'amor di Dio, la giurisprudenza non è una divinità scesa dal cielo, per l'amor di Dio, però questo ci permette agli addetti ai lavori, conoscere un po' il panorama complessivo potrebbe permettere agli addetti ai lavori di meglio comportarsi ora per non avere problemi un domani. Gli argomenti saranno diversi, è stato pensato di affrontare sotto forma di ebook mensile o a distanza di 2-3 settimane, vedremo un pochino, le diverse figure. Questo primo ebook è introduttivo, poi si parlerà appunto delle responsabilità del committente, si passerà per le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, e via via dicendo, si affronteranno le spinose tematiche infortunistiche che riguarda le imprese affidatarie, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, in connessione con la responsabilità delle imprese esecutrici, sino a parlare del preposto, e poi cercheremo di affrontare tematiche anche un pochino più dibattute, come può essere la delega di funzioni, si parlerà dei dirigenti, vedremo se ci sarà spazio e tempo anche di quelle che sono le responsabilità dei lavoratori, cioè dei prestatori di lavoro subordinati, i quali alcune volte sono stati coinvolti in base al loro comportamento sotto forma di concorso materiale, in ipotesi di infortuni anche pesanti in cantiere. Quindi l'obiettivo è in sintesi è questo, diciamo. Perfetto, quindi non ci resta che aspettare, come nelle migliori serie televisive, le prossime puntate in trepidante attesa. Proseguiamo con le altre domande, e sempre un coordinatore della sicurezza ci chiede: in caso di infortunio in cantiere tale da originare dei giorni di prognosi per l'infortunato, il cantiere viene sempre sequestrato? Me la può ripetere per favore la domanda, l'ho sentita male. Allora, sì, ci chiede un coordinatore per la sicurezza se nel caso in cui avvenga all'interno del cantiere un infortunio che abbia una prognosi, che il lavoratore abbia una prognosi, il cantiere viene in tutti i casi sequestrato o meno. Ora, dire in tutti i casi è dire un'esagerazione. Ovviamente si tratta di una tematica che va necessariamente contestualizzata, anche perché quando si parla di sequestro, in sintesi si deve fare riferimento a una triplice natura di sequestro. Esiste a livello di codice di procedura penale, esiste il sequestro preventivo, che è disciplinato dall'articolo 300, dall'articolo 321 del codice di procedura penale, esiste il sequestro probatorio, che è finalizzato a preservare le fonti di prove all'interno di un contesto dove appunto si è verificato un infortunio, ed esiste anche un'altra tipologia di sequestro che viene disposto in via d'urgenza da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, che va sotto il titolo di accertamenti urgenti su cose, persone o luoghi. Bisogna contestualizzare. È chiaro che laddove ci sia stato un infortunio grave, la polizia giudiziaria, quindi i tecnici dell'ASL piuttosto che i carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro, piuttosto che noi ispettori del lavoro civili, nel momento in cui ricevono un incarico, si adoperano affinché verifichino lo stato dei luoghi. Bisogna vedere, per esempio, sicuramente un sequestro preventivo che è finalizzato a evitare ulteriori l'aggravio di ulteriori le conseguenze negative di un reato, o evitare che vi siano altri reati commessi, laddove ci sono diverse fattispecie di infortuni, magari, che ne so, perché c'è stato una caduta, una parte di un'impalcatura è caduta e quindi si è fatta male diversa gente. In quel caso cautelativamente si può disporre in via d'urgenza, diciamo, il sequestro preventivo, così come ci si adopera per ottenere il blocco, diciamo, nello stato dei luoghi, e quindi magari fare un sequestro probatorio che sarà finalizzato poi a garantire alla pubblica accusa, che dovrà esercitare eventualmente
l'esercizio dell'azione, dovrà esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, appunto garantire la sussistenza di questi elementi di prova. Bisogna contestualizzare, bisogna vedere il tipo di infortunio che di fronte al quale ci si trova in sostanza. Certo, io vedo sempre che c'è un certo pragmatismo delle domande degli addetti ai lavori tecnici che non hanno chiaramente una sensibilità legale. Si ha grossa difficoltà a comprendere che se il nostro mondo da un punto di vista di urbanistica piuttosto che di sicurezza ci appare complicato, io come dico sempre amici e colleghi, se c'è forse un settore più complicato del nostro in Italia è sicuramente quello legale. Quindi ciò che è quesiti che possono essere semplici o come dire la domanda può essere semplice, in realtà sono quelli poi più complicati da dare una domanda. Come dice sempre caro amico, la verità legale è sempre molto diversa dalla verità reale, quindi a partire da lì bisogna considerare che sono proprio situazioni che possono essere lette in modo molto particolare da un punto di vista di risposta, anche se appunto si tratta di domande date con una riga poco più, ecco. Sempre su questo ambito ci chiede un coordinatore della sicurezza cosa si intende all'atto pratico per il concetto di culpa negligendo e di culpa invigilando. Sì, allora diciamo che mi dispiace per gli utenti, spero di no, che non si stiano annoiando, ma di fatto la tematica di oggi è prettamente legata a quella che è sostanzialmente la responsabilità e quindi di conseguenza quelle che sono le massime giurisprudenziali e soprattutto il lavoro dell'ufficiale di polizia giudiziaria per un verso e della magistratura sia inquirente che giudicante per un'altra. Questi sono due concetti basilari non solo in diritto civile, la colpa in erigendo per esempio storicamente di derivazione romanistica e la si trova proprio per giustificare quella responsabilità del datore di lavoro a fronte di danni arrecati dai propri dipendenti o da propri anche una responsabilità del committente sul piano civilistico per i danni arrecati a terzi da chi ha ricevuto in appalto l'opera. E sul piano penale acquista invece un'importanza più rilevante. Se noi andiamo già a scrutare gli articoli del testo unico 81 del 2008, ci accorgiamo che è intrisa, soprattutto per il titolo quarto, di responsabilità in erigendo, perché è la responsabilità che si ha nel momento in cui uno fa una determinata decisione. Datore di lavoro, o meglio il committente che affida i lavori, o meglio l'attività di consulente, di coordinatore per la sicurezza, fa una scelta ben precisa. Se per assurdo sbaglia la scelta perché magari il coordinatore per la sicurezza non ha i titoli idonei, ne risponderà di questo, perché è lui che sceglie, ecco la culpa in erigendo. Diversa è la culpa in vigilando, e anche il testo unico della sicurezza è pregno di questa culpa in vigilando, laddove è previsto che alcuni adempimenti che sono rimessi alla responsabilità di determinate figure professionali sono adempimenti che, se omessi, portano ad una responsabilità in vigilando in capo ad altri. Quindi il committente che noi prendiamo un esempio, se non ricordo male, l'articolo 93, comma 2, in base al quale sostanzialmente viene espressamente chiarito che quelle attività che deve fare il coordinatore per la sicurezza che sono rimesse a questo professionista non esimono il committente, il responsabile dei lavori, dalla responsabilità in termini di vigilanza. Quindi il committente deve vigilare, per cui la culpa in erigendo è quella culpa nella scelta e viene riconosciuta dalla giurisprudenza anche in presenza di scelte sbagliate sotto il profilo della cosiddetta idoneità tecnica professionale delle aziende. Se io sbaglio a scegliere una ditta affidataria perché non ha i requisiti previsti per legge e poi succede qualcosa in cantiere sul piano infortunistico, non risponde solo la
l'affidataria. Risponderò anch'io come committente, perché nella scelta fatta a livello di idoneità tecnico-professionale, direbbero qui a Siena l'ho padellata. Ora, in maniera in gergo più giuridico, o diciamo, non sono stato attento nello scegliere il soggetto che poi ha creato il problema in cantiere. Perfetto, allora io vorrei fare, ma non per piaggeria, ho assistito ormai 20 anni professionali a vari corsi, anche da un punto di vista più strettamente legale, mi sembra che sia assolutamente una diretta discorsiva, ecco, e paradossalmente ho notato in alcuni appuntamenti che forse è la parte, ecco, più giuridica, quella un po' più originale per noi tecnici, e quindi dove prestiamo più attenzione, quindi credo che, insomma, anche vedendo i commenti che stanno passando, e gli utenti, ecco, si stanno confrontando anche, fa piacere, anche fra di loro, oltre che seguire la diretta numerosi. Allora, passerei a questo punto, siamo alle ultime 3 domande. Si tratta della prima domanda, la terz'ultima domanda, pardon, è di un lavoratore che chiede: nel caso in cui un datore di lavoro sia inadempiente per la nomina dell'RLS, come si può tutelare lui a livello di appunto, procedure o cose da attivare per capire come mai il datore di lavoro non ha nominato l'RLS? O beh, meglio, questo... è posta così, mi scuso, è posta male, nel senso, non ha dato la possibilità ai lavoratori di avere un rappresentante. È così formulata perché in realtà la nomina non spetta assolutamente al datore di lavoro, quindi, ma ho capito, penso di aver interpretato bene la domanda. Allora, questa devo dire che su un piano squisitamente professionale è una delle domande che più sotto banco arrivano dai lavoratori, per timore che poi magari possano esserci rappresaglie, passatemi questo termine senza voler mancare di rispetto a nessuno, perché viviamo in un sistema garantistico e quindi fino a prova contraria tutti siamo innocenti. Però, per esempio, succede spesso che alcuni lavoratori dicono: ma ispettore, non c'è stata la non ci viene data la possibilità di avere un riferimento, un RLS. Ora, la normativa è chiara in tal senso: la nomina o l'elezione, qualora sia costituita all'interno della ditta, ma questo si parla di ditte più grandi che abbiano più di 15 dipendenti, sulla base di quelle che sono le previsioni contrattuali collettive, la normativa prevede che i lavoratori si dotino, passatemi il termine, attraverso una loro libera e spontanea scelta democratica, si dotino di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Laddove il datore di, laddove non c'è la possibilità di eleggere perché non è costituito un RSU, una RSA, si può fare riferimento alla figura dell'RLST, che è praticamente il rappresentante dei lavoratori su scala territoriale, che vengono istituiti in ambito sindacale territoriale anche attraverso i cosiddetti enti bilaterali. Il datore di lavoro non può impedire di fare questo. Sicuramente c'ha due possibilità: un lavoratore che non ha la possibilità di esercitare questo diritto legittimo e sacrosanto, può rivolgersi alle sedi sindacali per attivare un meccanismo di dialogo quantomeno iniziale, per vedere se si può arrivare a convincere il datore di lavoro affinché appunto permetta l'agibilità di questo RLST. In ultima istanza si può rivolgere agli organi preposti ai controlli, quindi ASL e Ispettorato del Lavoro, perché c'è da rilevare una cosa: l'articolo 18 comma 1 lettera N, ora scusate se non è la N, qualche altra lettera, credo sia la N del testo unico, prevede che i lavoratori possano attraverso l'RLS esercitare quelle verifiche sulle procedure di sicurezza e quello che è stato fatto da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza affinché prima di fare la valutazione o nel contesto della valutazione dei rischi l'RLS possa dire la sua. È un professionista istruito e formato in tal senso, quindi risposta lunga ma molto semplice: cercare via sindacale di risolvere il problema, se no rivolgersi agli enti preposti ai controlli. Perfetto, allora io vorrei ricordare che la diretta della prossima settimana avrà come oggetto il protocollo anticontagio nelle pubbliche amministrazioni. Avremo come ospite l'RSVP del Comune di Siena, Giovanni Antonio Tiziani,
Come sempre potete inviare i quesiti fino al giorno prima della diretta, che in questo caso sarà il giovedì dalle 5 alle 6 e non il venerdì nell'orario in cui stiamo facendo la diretta anche oggi. Quindi giovedì prossimo dalle 5 con il Giovanni Tiziani potete inviare quesiti a redazione chiocciolahuntingtv.com. Ci parlerà dell'esperienza del Comune di Siena e di come l'amministrazione ha deciso di sviluppare determinati tipi di protocolli per andare incontro a questa totale ripartenza. Proseguiamo con la penultima domanda. Scrive un datore di lavoro, una domanda un po' complessa e articolata, comunque in sostanza ci dice che come posso procedere per tutelare i miei lavoratori se mi trovo all'interno di un cantiere dove è nominato un coordinatore per la sicurezza e dove nello stesso cantiere ci sono delle ditte che non rispettano i protocolli anticontagio proprio del coordinatore per la sicurezza. Quindi in questo caso una domanda di autotutela, fra virgolette, rispetto a colleghi impresari che invece passano sopra le procedure anticontagio previste dal coordinatore per la sicurezza. Sì, diciamo è abbastanza particolare la domanda, un po' articolata. Cerco di stringerla più possibile. Allora, a mio modo di vedere, nel dialogo costante che ci deve essere tra le aziende presenti in cantiere in fase di esecuzione, o anche se è presente una più aziende affidatarie che sono allo stesso tempo a ditte esecutive che svolgono lavori di esecuzione. A mio modo di vedere, nel dialogo costante che ci deve essere con un coordinatore per la sicurezza, occorre necessariamente che chi rispetta le procedure, in questo caso i protocolli Covid, segnali, questo anche al fine, ritorno al discorso iniziale, di ridurre quella sfera di potenziale responsabilità penale. Il datore di lavoro, se io mi comporto bene, non vedo il perché non debba farlo presente. Tra l'altro, anche attraverso modalità formali, io mi tutelerei in questa maniera al coordinatore per la sicurezza, che dobbiamo ricordarci bene, in base al testo unico per la sicure della sicurezza, in base all'articolo 92, c'ha delle specifiche responsabilità in termini di coordinamento e di verifica di quanto succede in cantiere. E sappiamo anche che laddove il coordinatore accerti, verifichi che le cose non funzionino, previa diciamo diffida all'azienda interessata, può poi rivolgere l'attenzione al committente e dire: caro committente, qui le cose non vanno bene, io ho diffidato quella tale azienda a fare le cose su segnalazione da parte della ditta esecutrice, affidataria esecutrice, l'ho diffidata, badiamo bene a quello che sta succedendo perché il momento è particolare e quindi occorre adoperarsi tutti affinché le procedure siano rispettate. Quindi io, ditta affidataria o esecutrice, ditta affidataria esecutrice o solo esecutrice, nel momento in cui mi accorgo che le cose non vanno, io ho un riferimento ben preciso che è il mio coordinatore per la sicurezza a cui rivolgere le dovute osservazioni in merito. Perfetto, allora prima di passare all'ultima domanda, siamo anche ormai quasi all'ora di canonica di diretta, quindi abbiamo un'ultima domanda che ci fa un committente sull'unità tecnico-professionale, però ecco, vorrei ritornare un attimo, ricordando sempre che la registrazione della diretta sarà disponibile da domani mattina sul canale YouTube Cantiere Pro TV o sulla pagina Facebook di Cantiere Pro. Vorrei ritornare un attimo sulla collana che è disponibile nello shop online di Cantiere Pro a firma sua, per ora la parte prima legata alle figure del cantiere. C'è necessità di appunto una corretta informazione, lo vediamo anche dai commenti che via via stanno arrivando a questa diretta, e anche di chiarezza. Io ho letto la prima uscita è un'uscita chiaramente dedicata a un taglio spot, ma si legge bene, non è, diciamo, è molto discorsiva e quindi è un taglio che sicuramente è voluto dall'autore e spero anche che questo taglio continui nelle prossime uscite, perché comunque sia, ecco, chiaramente il tecnico ha meno propensione all'attenzione rispetto allo stesso legale e spesso e volentieri
Già il fatto di dover tradurre, io lo dico in legalese, dal legalese al tecnichese, le informazioni è abbastanza difficile. Anche un solo passaggio della, una sentenza magari della giurisprudenza, per chi come noi non è proprio abituato alla parte legale, non è facile. Quindi, ecco, volevo capire se più o meno il taglio delle prossime uscite sarà sempre, diciamo, questo momento discorsivo, in modo da unire, mi passi il termine, l'utile al dilettevole, quindi avere due binari che viaggiano paralleli, uno della giurisprudenza e uno delle sue considerazioni. Ma assolutamente sì, geometra, anche perché credo che la finalità di questi lavori, ora io in realtà ho fatto diversi corsi di formazione e, come diceva lei, mi occupo anche di docenze, e secondo me il taglio più pratico è chiaro che un conto è affrontare profili tecnici, cioè dobbiamo analizzare come si fa un piano di sicurezza e di coordinamento, un POS, un conto è ragionare di profili giuridici e giurisprudenziali, però occorre, anche per dare possibilità un po' a tutti coloro i quali sono addetti ai lavori, occorre di rendere accessibili questi strumenti, quindi la risposta è sì, sarà sicuramente un taglio tendenzialmente pratico, ricognitivo di quella che è il panorama giurisprudenziale, con possibili suggerimenti che l'autore farà evidentemente, cercando di renderli più concreti possibile, quindi conseguentemente l'idea sarà questa. Speriamo di riuscire nell'intento, questo sì, vediamo. Perfetto, allora concludiamo con l'ultima domanda e diciamo abbiamo iniziato in bellezza e direi chiudiamo altrettanto in bellezza. La domanda è posta da un committente, quindi ecco, c'è anche sensibilità da parte della categoria dei committenti e ci fa piacere. Il committente che ci chiede: la valutazione delle unità tecnico-professionali delle imprese già scelte in fase di preemergenza deve essere eseguita di nuovo? Devo verificare il possesso dei DP, dei GEL o anche l'avvenuta informazione e formazione da parte dei datori di lavoro che ho scelto? Allora, la prima parte della domanda sarà più semplice, la seconda dobbiamo ragionare col buon senso e con la nostra approccio utilitaristico per evitare problematiche penali. Questo è il mio obiettivo, il mio indirizzo. Allora, la scelta di un'impresa, quindi la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale, non deve essere un'attività statica. La faccio all'inizio e poi arrivederci e questa finita. No, deve, soprattutto in questo periodo, a mio modo di vedere, alla luce della tanta confusione, o meglio, più che confusione, delle difficoltà che si hanno nell'interpretare, nel riuscire a reperire a recepire il significato di questi protocolli, di questi atti, secondo me è cosa necessaria rivedere questa valutazione l'idoneità tecnico-professionale. E a mio modo di vedere, quindi rispondo alla seconda parte della domanda, non limitarci solo ed esclusivamente al famoso allegato 17 che è richiamato dall'articolo 93 del testo unico, perché lì c'è una formalizzazione. Poi attenzione, qualche commentatore dice ciò che ci viene chiesto in questo momento emergenziale dai protocolli non è attività normativa, io ho a modello il testo unico per la sicurezza, mi limito a quello. Io invece, che ragiono come ragionano, mi metto nella mente di chi poi può condurre le inchieste in portunio, anche su un piano penale, dico: quell'allegato può essere fonte, voi andate a leggere l'articolo 43, negligenze, imperizie, imprudenze o violazioni di norme di rango primario, secondario, regolamentare, addirittura di ordinanze e via dicendo. In questo concetto complessivo, io, ditta committente o soggetto committente, farei in modo anche di fare un passo in più andando oltre l'allegato 17 e vorrei scrupolosamente quantomeno a mettere agli atti della mia documentazione delle dichiarazioni rese dal soggetto a cui ho affidato l'incarico, la ditta affidataria, il soggetto, il lavoratore autonomo che ho trovato, tutta una serie di cose, compreso anche l'aver fornito i dispositivi di sicurezza e tutto il resto che il protocollo ci chiede. Certo, non siamo in un contesto di allegato 17 articolo 93,9 lettera A e B,
però io lo farei in maniera tale, sempre facendo in questa maniera, io mi preserverei di fatto delle chance per evitare di avere problemi un domani in caso di infortunio. Perfetto, direi che abbiamo concluso la parte delle domande mantenendo, stando nei tempi, e ricordo a tutti i collegati, e visto che siamo alla fine della diretta, che comunque possono presentare altri quesiti all'attenzione del dottor Bonamassa scrivendo nei prossimi giorni a redazione@antielepro.com e compatibilmente con gli impegni del nostro ospite gli sarà data opportuna risposta. Prima di salutare il dottor Bonamassa vorrei ricordare che nella prossima settimana uscirà l'aggiornamento del vademecum del collega del dottor Bonamassa, ingegner De Filippo, che l'ingegnere ha fatto per Cassa Edile di Siena e Scuola Edile, e quindi a seguito delle nuove ordinanze e delibere della Regione Toscana e chiaramente dell'aggiornamento della normativa nazionale, eccetera, sarà data una prima revisione al documento. Ricordo anche che all'interno del documento saranno inserite alcune FAQ, quindi potete stare collegati e attendere il download, che è un download free, quindi potete tranquillamente scaricarlo dal sito cantierepro.com. Io ringrazio per la disponibilità il dottor Bonamassa, lo ringrazio anche per la chiarezza. Chiaramente rinnovo l'invito che facciamo a tutti di rivederci fra qualche settimana per trattare magari anche di altri argomenti. E ecco, un breve saluto al dottor Bonamassa prima di congedarci. Prego. Grazie a voi per avermi invitato, ringrazio gli utenti che sono stati collegati e niente, in bocca al lupo a tutti e buon lavoro. Perfetto, ringraziamo il dottor Bonamassa di questa diretta interessante. Ricordo che il video integrale della diretta sarà disponibile da domani mattina nel canale YouTube Cantiere Pro TV. Ricordo anche che la prossima settimana sarà ospite giovedì dalle ore 17 il Geometra Tiziani, RSVP del Comune di Siena. Parleremo di protocollo anticontagio e l'applicazione nella pubblica amministrazione. Potete inviare quesiti a redazione@cantierepro.com fino al giorno prima della diretta. Io ringrazio tutti i collegati, tutti coloro che hanno fatto i commenti. Speriamo di rivederci qui per la prossima settimana, sempre numerosi. Grazie a tutti, buon fine settimana.